la cena domani sera con l'incontro di lavoro e poi la cena con il primo ministro Abe, che sta svolgendo un lavoro molto importante all'interno di questo paese, che naturalmente ha una serie di passaggi delicati. Siamo con lei, abbiamo tutte e due riforme costituzionali in ballo. Lui ha fatto la prima lettura il 16 luglio, andrà alla Camera Alta, al Senato. Noi per chiudere le riforme costituzionali abbiamo bisogno di 5 passaggi, lui solo di 2, quindi è un po' più fortunato, ma noi arriveremo in fondo e anzi alla fine faremo anche un bel referendum perché siano i cittadini a dire sì o no, come è giusto che sia quando si parla di riforme costituzionali.